Ciao a tutti gli amici di User TV, io sono Antonio, dietro la camera c'è Nello. Iniziamo questa nuova avventura con questa nuova rubrica User Night e andiamo in giro per i locali. Questa sera siamo qui al Sirius Club con Non Solo Rock 2014, sezione invernale. E un saluto a tutti e seguiteci perché vedremo tante cose belle. Un saluto agli amici di User Night. No, un incontro del tutto casuale qui a Non Solo Rock 2014. Gigi, il nostro amico Gigi da Cervinara. Come mai qui? Per una serata musicale, mica posso fare a meno di stare senza musica. Allora, già conosci il gruppo? Che... Sì, sicuramente, l'ho visto da Non Solo Rock, quindi... Musica diversa da quella che fai tu. Vabbè, la musica è musica. 360 gradi. La diversità ce la diamo noi. Vogliamo fare un saluto agli amici di User TV. La nostra rubrica si chiama User Night. Ok, complimenti. Ciao, vado dentro. Ciao, buona serata, grazie. Allora, Non Solo Rock 2014, sessione invernale, siamo in compagnia di Enzo Cioffi, presidente del Non Solo Rock. Allora, qualche considerazione su questa serata? Beh, è una serata come anche quelle precedenti che servono ad autofinanziarci, perché Non Solo Rock Festival è un festival che si cimenta, che beve il proprio sangue, come dire, che non attinge a contributi da chi che sia, ma si autofinanzia appunto con queste serate. Queste serate che servono a preparare il campo al festival estivo 1, 2 e 3 di agosto. Quest'anno sarà un festival molto particolare, diverso da quelli precedenti, con una formula molto diversa, la formula dell'aperitivo musicale, quindi il soundcheck si farà di mattina, quindi un'aria festosa, un'atmosfera particolare, sempre a Ioffredo di Cervinara, con già un cartellone molto molto pesante tra virgolette, e dalle 5 inizia l'aperitivo musicale con acustico e semiacustico con grandi artisti, per poi aspettare, come dire, la serata dalle 10 in poi sul grande palco, 10 artisti da tutto il mondo. User Night in compagnia degli RFC qui al Non Solo Rock 2014, sessione invernale. Allora, raccontaci un po' di voi. Allora, noi siamo una band Scacor di Caserta, siamo stati già ospiti del Non Solo Rock Fest quest'estate e ci hanno invitato a ritornare perché comunque la volta che suonammo lì, che era l'ultima sera, la domenica, è stata una bellissima esperienza per noi, ma mi ricordo che è stata una grandissima festa, e noi stasera cercheremo in qualche modo di ripetere quella bellissima festa che è stata quell'ultima serata. Ma noi siamo una band Scacor di Caserta attiva ormai da 15 anni, 4 dischi all'attivo e tantissimi concerti. Continuiamo a promuovere il nostro ultimo disco uscito a gennaio e magari chissà l'anno prossimo ne faremo un altro, boh. Sei sempre tu,
facendo un casino. Come procede la serata? Tutto bene, però c'è una persona qui, vedi, che mi dà fastidio. Sono di Caserta, io li conosco. Sono venuto pure al festival estivo a Castello. Sono molto bravi. Allora, qui si mangia. Cosa state mangiando? Bruschette, pizza. Pizza. Ma chi paga? Chi paga? Paga la società. Buonasera telespettatori di Radio Kamisung. Siamo qui stasera. Hai sbagliato. Alle Grotte di Smeralda per festeggiare il compleanno di Miriam. Ciao. Ciao, che compie 26 anni. Siamo tutti felici di festeggiarlo con lei. Grazie. Grazie. Come procede la serata? È una serata alquanto piacevole. Una bella serata, tutto sommato una bella serata. Tutto sommato. Una classe medio alta che porta al divertimento. Tu che sei un esperto della musica, dei costumi, della mentalità del 68, quanto di quel periodo troviamo in questi giovani artisti? Ma il 68 è un'atmosfera, è un periodo particolare, come dire, è un tempo che è stato, noi viviamo un altro tempo, certo, anche a livello musicale tanto si attinge dagli anni 70, tanto ancora soprattutto dal prog italiano, la musica indie attinge a piene mani, però non esiste, come dire, un parallelo, un richiamo. La storia è fatta di successioni, di tempi che sono andati, di tempo che sono e di tempi che verranno, insomma. Non ti dimenticherai, sei sempre qui, non scordarti di me, che ti tengo. Ricordo tutto questa sera.